Penso Cannes come un bellissimo segnale. Il fatto che Valeria sia di nuovo dal certamen de l'art, che è una sezione, come dire, anche no, rispetto al concorso, un po' differente, però il famoso sguardo diverso, no? C'è qualcosa di sperimentale, come potrebbe essere Orizzonti. Il cinema di Valeria, secondo me, è davvero in questo senso una visione. Lei è sempre, adesso, paradossalmente, questo film non l'ho ancora visto. Faccio veramente una piccola apparizione, perché era più una questione di cuore rispetto al fatto di aver condiviso così tanto con Miele, no? È un film dove naturalmente sono Valerio Mastandrea e Riccardo Scamaccio i protagonisti. Essendo molto convinta e molto attiva sulla questione della giusta rappresentanza di genere ovunque, ma poi nel cinema in particolare, perché penso che il cinema abbia un ruolo fondamentale come la cultura, no? Cioè di proporci un immaginario. Dunque, naturalmente una più equa ripartizione di genere vuol dire un mondo rappresentato anche in un modo differente, in un modo più complesso, in un modo più reale anche. Non so sinceramente se l'ennesima conferma di questo, perché tra l'altro a Berlino avevamo appena visto Laura Bispo in concorso col suo secondo film, già il primo era in concorso, questi sono segni molto importanti che a livello internazionale venga riconosciuto il cinema italiano e che si premi non soltanto una regista donna, ma una regista giovane. Cioè penso che questo cambio anche generazionale sia fondamentale, nel senso che non possiamo naturalmente vivere soltanto dei nostri grandi maestri o sempre considerare il cinema italiano come una continua eredità di quello che è stato anche molto importante non solo per noi, ma per